Perché abbiamo questi due personaggi qua vestiti in codesta guisa? Lui è un castellano, costui è un Nicolotto e se odia la morte. Vi farà tanto strano pensare che Venezia c'era tanto unita contro l'amico esterno quanto c'era divisa all'interno della propria struttura cittadina. E perché questo bene? Noi sappiamo che Venezia, cioè quei che se isole rivoltine, se qui è Venezia per noi, no? Ma prima di un determinato tempo, che siamo sull'ordine del 699-96, in realtà Venezia c'era la Venezia Marittima da Grado a Loreo, tutta, non c'era isole rivoltine che comandava. Il comando c'era da un'isoletta che c'era l'isola a quel tempo che si chiamava Eraclea. Eraclea, prima di tre d'oggi, c'era Eracleiani. E aveva una città emule, anzi c'era dopo. Quindi andiamo su così, per capire quello che c'era, perché Iesolo e Cavaini sono robe diverse. Equilium e Cesulum. Iesolo, sta fondando gli Asolani. Equilium, c'era l'antica Cavallino. Viceversa, Cavallino e l'antica Equilium. Non città che c'era insieme, però. E c'era Emula d'Eraclea. E si dava una rata de botte. Ma proprio se voleva, ma perché che c'era da una parte gli esolani che seccava che Eraclea che avesse così tanto potere. Eraclea voleva mantenerlo e ne vedeva ora le darsi. Finché con Doge Ossipato 737, che sta a battaglia del Canal d'Arco, si è fatto tanto male. Gli ha sospeso il Dogado, gli ha fatto i Magistri Militum fino al 742, dopodiché sotto Obelerio gli ha detto, fiori, adesso basta. Obelerio c'era gli esolani, mi ha detto, vai. Mi è stata niente sulle scatole, Eraclea che distrugge un Caglieso, pucchi con le scatole. Eraclea sta distrutta, così sta distrutta Jesolo. I castellani, ovvero sia gli Eracleiani, che si sta riportando in una zona dell'Assenae, una terra detta poi di Castello. I Jesolani, i camessi nell'isola di Menigua, sua dove che c'era la chiesa, dedicata a Nicola Padre. Nicolotti, castellani. Di pensare di risolto il problema, se passasse 100 anni continuava ancora a darsi le botte, anche se non si ricordava più perché. E considerare che c'era talmente strana la faccenda che un Nicolotto non veniva mai sposato una castellana. E la castellana non veniva mai sposato un Nicolotto, perché non si veniva mai fidato uno dell'altro. E non si è diviso per se stieni, se tagliava in maniera ortogonale il Canal Grande. Da una parte, qui de terra, i Nicolotti, da una parte, per le mare, gli Arsenaiotti, Castellani e Nicolotti. E già che nasce tutte quante le battaglie di pugni, che si sta sospesa nel 1705. Se signori Gombastò, qua mi faccio una piccola citazione del bastone vero, che era un pochettino più grande, era fatto in Corniolo, legno sacro a Marte, lo causò anche Romolo quando che definiva la città, lanciando contro il più distante e facendo poi il perimetro. C'era appuntito in punta ovviamente, ma anche in tacco. Perché? Perché provo a immaginare nell'attacco c'era una vera e propria arte marziale che si andava per conquistare l'arengo, cioè lo spazio, quando si arrivava al gioco stretto si usava molte volte proprio il colpo di tacco. A un certo punto decide che i bastoni fa male e il senato del fiori sì, va bene, quando va bene e che ha cominciato a darsi i pugni, penso da comunque sbrego, perché allora gli usava il pugno di punta vinitiano, il che vuol dire esattamente come nelle legioni romane, ti avanza, braccio protetto, e ti colpisci di punta tutta quanta non questa direttiva, perché essendo molto da cai, gente che spinge, non vengono a piasso i colpi di... i ganci, che gli ha fatto male, no? Quindi erano tutti i colpi di punta, che quando stava una rappresentazione a Bologna, gli diceva che i bolognesi, pur essendo gente forte, non sopportava il pugno di punta vinitiano. Quando mi il grande onore di riproporla per la prima volta 5 anni fa in San Marco e riportare in auge le lotte dal 1705 tra i castellani e i nicolotti e considerare quanto che ancora si presente a Venezia quella situazione, perché sua in piazza San Marco che dico ai signori parlando in generale che passo o fioi non mi lo posso nascondere di rondeo. Misse un Nicolotto, un signore che era avuto 90 anni, emerse dal silenzio del pubblico bastardo.